Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video, dopo aver passato il turno in semifinale, staccando il biglietto per la finale, per la finalissima, ma prima di iniziare vi ricordo che se volete fare acquisti su Amazon potete sempre utilizzare il mio link affiliato che troverete sotto in descrizione, oppure scansionando il QR code in basso a sinistra o il mio link affiliato sempre sotto in descrizione per potervi abbonare ad Amazon Prime se non lo siete ancora, dove vi posso regalare 30 giorni di utilizzo gratuito. Lasciate una marea di mi piace per potermi supportare dalla conquista della Coppa del Mondo. In realtà è un evento, torneo, un evento sfida contro l'intelligenza artificiale creato da eFootball giusto per l'evento mondiale in Qatar del 2022. Lo trovate dal menu principale, eventi, nella parte proprio quella delle amichevoli, International Cup Experience. Eccolo qua, tutte le sfide le ho terminate, manca solo l'ultima, la finalissima. Ah, ci teniamo la creme della creme all'ultimo, il Brasile, avversario per il match successivo. Bene, premio finale 380.000 monete GP, tantissime. Minchia ragazzi, ma non sapevo che la Coppa del Mondo aveva cambiato forma. Ah beh. Dai. Finalmente ci siamo. È il momento di godersi l'incontro che tutte le nazionali vorrebbero giocare, ma che invece è privilegio solo delle due migliori. Sarà l'inno. Sì, ci sarà l'inno nazionale. Penso di tutte e due le squadre, penso. Dai. Sì, verso la fine la fa partire. Zio Benny che per un magheggio ritorna in campo. Eccoci. Bene. Saluti di rito e la formazione che comunque l'animazione non è male, ve l'ho tenuto per la finale. Porta, Gigio Donnarumma, in difesa, Palmieri, Bastoni, Toloi, Di Lorenzo, centrocampo, Bernardeschi, Pellegrini, Barella e il tridente d'attacco, Chiesa, Immobile, Berardi. Poi c'è il Brasile con in porta Emerson invece di Alisson, strano. Alexandro, Bergares, Marquinhos e Danilo. No, Alexandro. Ah, 4-4-2, eh? Ah no, 4-4-1-1. Ok. C'ha la disposizione in campo, perfetto. Ah no, 4-2-3-1 utilizzano. Ok. Tutti pronti? Sì. Battiamo noi. Forza. Prende Neymar? Sì, prende Neymar. Decide di giocarla corta. Si sposta Barella al tiro a giro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Gioca con un pallone lungo. Sì, vabbè. Bravo così. No. Dietro, così. Bravo Ciro. Bello. Forse l'ho passata nel posto. Attenzione Ciro, rimane da solo. Cambia palo! 1-0 Italia! Ciro Immobile colpisce! Let's go! Sbaglia l'intervento in scivolata. Chi era, Marquinhos o Alexandro? No, Alexandro era a sinistra. Forse era Danilo. Ah no, era l'altro centrale. Minchia che è entrata bruttissima che ha fatto. Guarda lì che cambio lato Ciro. E colpisce. La difesa verde e oro. Pim. Gatto Loi. Ha servito nello spazio. Bello, bello. Vabbè, questa ce la saltiamo, è imbarazzante. Bravo Bastoni. Guarda, sempre in mezzo ai coglioni quello. Bravo zio Berni.
Dove cazzo va? Perché si deve proporre Emerson Palmieri dalla difesa? Perché deve partirci? Chi glielo dice? Non ho fatto il passaggio per proporsi, no? Ancora Chiesa, sulla fascia sinistra. Fa il devasto, metti in mezzo, per Ciro Immobile, anticipa la difesa, rete! 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 2-0 Italia! Difesa brasiliana bucata ancora! Bello qua ancora Chiesa sulla fascia, mette questo bel crossettino per Ciruzzo. Eccolo qua. Pim! Anche questa, Ciro, delle esultanze. Può rivederla, eh? Vedere il movimento di Pellegrini è imbarazzante. Si toglie completamente dall'azione e rimane fermo, lasciandoti con un uomo in meno per difendere. Ma che cazzo di... Beh, il possesso, i tiri, sono tutti a vantaggio nostro. Bello. Attenzione. Bello ancora per Chiesa. Prova a mettere ancora il crossettino. È ancora buono. Vado. Bravo. No, Chiesa. Ora Chiesa. Tiro poderoso. Minchia che intercetto che ha fatto Ciro. Guarda lì. Cazzo. Vabbè, ma c'era anche... Era sulla traiettoria del portiere. Beh, Chiesa subito. Attenzione, Chiesa per il 3-0. La mette! La Chiesa al centro del villaggio colpisce ancora. Per chiudere quasi il mondiale. Sul 3-0 contro i Verde Oro. Sì! Super anticipo di Federico Chiesa, che la mette lì. Si avvicina la quinta stella per l'Italia. Vaffanculo, spazza via per Mimmo. Ma tocca aggancio Mimmo. Forza Mimmo. Spostatela. Ancora Mimmo, vuole fare da solo. Sul secondo palo, sì. Mimmo Berardi. Può andare ad abbracciare la panchina. 4-0 in finale. Ha cappottato il Brasile. No, ma l'aggancio che ha fatto Mimmo Berardi a centrocampo, se ricorda quello di Cassano quando era al Bari contro l'Inter. Minchia di tacco se l'è prolungata. Guarda lì, si fa tutta la fascia a destra. Supra è il difensore centrale che in questa partita ha dato spettacolo, devo dire. Gabriel. Bravo, Toloi. Spara la via Bastoni verso Chiesa. Ancora il passaggio filtrante. Chiesa ancora sulla fascia sinistra. Si accentra. Passaggio per Ciro. 5-0. 5-0. E l'apoteosi. L'apoteosi azzurro. Beh, ringraziamo qua, penso, Rafinha.
Mica tripletta di Ciro in finale. Sì, è un sogno proprio. Mica Chiesa. Quanti assist ha fatto oggi? Forse due. Pim. Porca puttana, l'è passata lo stesso. Vai Ciro, sulla fascia. Ancora Ciro. Mettila in mezzo. Federico Chiesa. Di controbalzo. Gliela spara lì. Vabbè, se è 0, uno lo sogna. Contro il Brasile in finale, vabbè. Che è stata più complessa quella contro la Francia, cazzo, quasi. Guarda ancora Ciro che ringhia sul pallone, mette in mezzo Ciro, babam, colpisce. Ancora la Chiesa al centro del villaggio, risuona, due colpi per come i suoi due gol segnati in finale. Ancora Chiesa con le ultime energie sulla fascia sinistra. La mette per Ciro. Spara in faccia ad Emerson. E si conclude così. L'Italia conquista la quinta stella. Campione del mondo per 5 volte. Con una coppa improbabile. Perché la coppa è veramente brutta. Madonna, ma potevano fare una coppa che poteva magari assomigliare a quella del mondo, no? Che cazzo! Mamma mia! Guarda Ciro che alza la coppa! Let's go! Let's go! Fantastico! Ciro che ti alza la coppa del mondo! Cioè, passala a qualcuno sta coppa, Ciro. Ah, avete completato questo. Ma dai, ma che brutta foto gli hanno fatto. Quando si vincono 380.000 monete GP e si conquista la finale, ragazzi, con un punteggio di 6-0. Se questo video vi è piaciuto, se questa compilation di video dedicate ai mondiali da parte di Football 2023 vi è piaciuta, lasciate una marea di mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nuovi contenuti. Se dovete fare acquisti su Amazon utilizzate pure il mio link affiliato che troverete sotto in descrizione, importantissimo. E se non siete abbonati ad Amazon Prime potete farlo utilizzando o il QR code scansionandolo che troverete in basso a sinistra oppure utilizzando il link affiliato sotto in descrizione per aver l'utilizzo gratuito per 30 giorni. Iscrivetevi ai miei social network tra cui Instagram, Telegram, Twitch dove streamerò quasi ogni giorno. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!